Il mondo è in continua evoluzione e anche le famiglie nel 2021 sono cambiate. Umbria 24 è andata a conoscere la storia di una di quelle che nel gergo giornalistico vengono definite arcobaleno. Una storia che inizia migliaia di chilometri dall'Umbria. Massimiliano e Ciro infatti sono volati fino a Toronto per far nascere il loro bambino con la tecnica della gravidanza per altri. Una pratica che in Canada è perfettamente legale, anche se solo in forma altruistica. Nel paese nordamericano, infatti, ciò è possibile da 35 anni, mentre in Italia questa tecnica è ancora vietata. La gravidanza per altri è legale, ma sempre a titolo gratuito, anche in altri paesi come Belgio e Danimarca e in alcuni stati degli Stati Uniti, mentre in altre zone degli USA lo è anche nel caso in cui la donna viene retribuita. In generale, si tratta di percorsi lunghi, costosi e segnati da regole rigide. Dopo anni di attese, grandi delusioni e paure, è arrivato il sorriso di Marco a cambiare, per sempre in meglio, le vite di Ciro e Massimiliano. Una storia la loro che ricorda come la genitorialità non riguardi solo e soltanto il fatto genetico, ma anche e soprattutto il legame che si stringe con una nuova vita. Ne abbiamo parlato poco dopo che ci siamo conosciuti. Entrambi abbiamo espresso il desiderio di diventare papà, di creare una famiglia, di allargarla la famiglia, perché noi ci consideravamo già famiglia in due, però volevamo allargarla, volevamo ancora di più. E quindi un giorno ho detto, beh, no, dobbiamo sederci e parlarne seriamente. Siamo andati a mangiare un panino a un fast food e da lì abbiamo detto, ok, facciamolo, impegniamoci, iniziamo a prendere le informazioni. Abbiamo dei nostri amici a Roma che l'avevano già fatto, una bimba di 10 anni ormai, e quindi sul loro consiglio abbiamo iniziato a prendere contatto con l'agenzia. Percorso lungo, ricco di emozioni, a volte tanto dolore e tanta gioia. A proposito di gioia, com'è cambiata la vostra vita quando è arrivato Marco? È stata l'emozione più grande. Quando è arrivato, l'emozione più grande all'arrivo. Tanta preoccupazione di non essere in grado a crescere un bambino, penso che comunque penso un po' per di tutti. Poi piano piano sì, non ci sono parole, cioè. La vita sicuramente è un'altra, completamente diversa, e penso che possiamo dire che non avremmo mai pensato che sarebbe stata così bella, così emozionante, faticosa, ma assolutamente ricompensata da questa gioia. Voi avete scelto il Canada per fare questo percorso e lì sappiamo che è tutto legale, alla luce del sole. Quando siete tornati in Italia però, quali sono state le difficoltà? La burocrazia, una delle prime. Anche un po' l'ignoranza, ma proprio ignoranza, la più semplice, l'ignoranza più semplice. Due papà con un bambino, per spiegare all'INPS non riuscivano a comprendere bene, proprio per la problematica dei congedi parentali, dell'iscrizione al nido, e qui al comune la problematica dei due cognomi, perché Marco ha due cognomi. E non è stato semplicissimo, però un po' ce l'aspettavamo. Mi raccontavate già il volo dal Canada all'Italia? È stato già diverso? Amsterdam, e tutte feste, complimenti e in bocca al lupo. Quasi tutti canadesi, eh? Volo Amsterdam, Roma, tutti italiani. Maggior parte italiani. Già iniziamo a guardare, già, cioè, sentivi tutti gli occhi addosso e siamo osservati anche in questa piccola realtà. Sì, anche siamo andati a fare un aperitivo con degli amici qui in paese, uguale, eravamo 4 uomini e un bambino, e c'erano una ragazza, comunque una ragazza dei 30 anni, comunque erano trentenni, e sentivamo che comunque si vedeva che ti guardavano lui, parlavano e ti riguardavano, allora. Sì, diciamo che uno sguardo non era proprio di gioia, devo dire. Fra l'altro ci siamo sentiti veramente
dico, ecco, le prime reazioni, no? Non era uno sguardo carino, un sorriso, era proprio di interrogativo, ma un interrogativo negativo. Qualsiasi cosa che possa accadere a lui, qualsiasi minima sofferenza che possano provocare a lui, che ci preoccupa. Noi le spalle ce le abbiamo grosse, le dovrà far piano piano anche lui, perché purtroppo nel paese dove siamo dovrà anche lui abituarsi a tante domande. E speriamo di essere in grado di aiutarlo a fornire risposte Trovare le giuste. risposte giuste. Sentite, siete rimasti in contatto con la gestante? Sì, Avete contatti? siamo con messaggi giornalieri, messaggi giornalieri, sì, abbiamo un gruppo e Insieme al video marito. insieme al marito, invece con le chiamate, videochiamate ogni 2 settimane, comunque facciamo anche, vogliono vedere lui. Viene fatto con amore. Noi abbiamo conosciute diverse per varie motivazioni, abbiamo conosciuto un gruppo, siamo state a cena insieme con varie gestatrici e a volte sì, anche noi ci meravigliamo per questo grosso dono che loro fanno. Ci hanno aiutato anche quando è nato Sì. lui, qualsiasi domanda chiamavamo loro, cioè, Sì, c'era un eravamo gruppo di rimasti, non aiuto, dormiva, a volte cosa non mangiava, allora col fatto che fine. la nostra portatrice non aveva figli, però c'era tutta una catena di loro, si chiamano Suro Sister tra loro, e c'è proprio una chat, quindi, ah Marco Ciro, non ho bisogno di Ci hanno questo, dato chi dei dice contatti, questo, qualsiasi cosa, anche se chiamate dormivamo questo quando di dormivi là, notte, qualsiasi qualsiasi cosa, sì, cosa. Sì, Quindi tutelatissimi. Quindi è un grande dono, loro dicono è un qualcosa che voi ci date momentaneamente da custodire per voi e noi poi vi ridoniamo. invece a chi sostiene che un bambino per crescere bene ha bisogno per forza di una mamma e di un papà, cosa vorreste Questo è rispondere? come discorso dei nonni, anche Sì, se non c'entra quello. I nonni non ci sono mai stati e uno può mancare, però sì, noi a volte facciamo un allora, prima paragone non sarà uguale, però anche molte persone, e comunque anche molti bambini, cioè è morta la mamma, oppure sono nati solo col padre o viceversa, c'è una mamma che ha cresciuto i suoi figli anche senza un padre. Allora, cioè, Amore, amore, torniamo sempre là. Hanno bisogno di amore. Non c'è una figura necessaria femminile, necessaria maschile. Ha bisogno di amore. E noi cresciamo Samuele appunto con questo, con l'amore. Diamo lo stesso amore che penso darebbero una mamma papà, due mamme, altri due papà, o una mamma sola o un papà solo. Quindi ribadiamo sempre questo, ha Cioè bisogno di amore. anche ogni volta che devo fare, anche per la cavolata, devo fare il vaccino, andiamo dalla pediatra, uguale, dicono, cioè, questo bambino non gli manca assolutamente nulla, è Sereno. sereno, dice, tanto sei anche a nido, uguale, questo bambino è sereno, si vede che non gli manca nulla. Cosa dire a chi paragona questa pratica a una pratica nazista? Non sanno di cosa parlano, assolutamente. Non sanno di cosa parlano, o non provano amore, non sanno cosa significa amare, non sanno cosa significa dare amore, non lo so, mi lascia proprio senza parole una dichiarazione del genere, e sicuramente dietro c'è anche tantissima ignoranza.